Ok, qualsiasi cosa ci sia qua dietro. Porca vacca. Qualcosa di grande. That's what she said. Basta. Basta ruote, cazzo. Basta con queste fiamme. Basta. C'è qualcuno che posso evocare? Chi posso evocare? Asakura Suteki. Ma dai, dico. Asakusa. Ma che sei, il fratello? Di quello là. Del marito? Si chiama Asakusa. Tanto ci creperà con queste qua, eh. Ve l'avverto, ci crepa. Già gli ha tolto metà vita. Di ruota, non mi interessa. Me ne può fregare meno delle ruote. Cioè io non ho neanche finito di esplorare di là. O si ricollega qua. Da dove? Merda. No, raga, ho votato lui perché giusto per far vedere che cazzo c'è stato. Al massimo si dia un po' di sberle lui. Tanto al boss lui sì, se ne va. Prima del boss se ne va sicuramente. Ma c'è una cosa aberrante. Ah no, c'è sempre la scimmia. Vedo uno scheletro nippondatara, una campana da suonare, però non la suono. Devo aspettare di vedere cosa trovo. Allora, quant'è che non uso la spada? Non ho mai usato. Ok. Ok. Se c'hai già qualcuno che te la di. Si è crepato per te. Ci può anche stare. Tentare. Ragazza di gingo. Lama celeste e taglia cinghiali. Ok. Amaita Toshi. Però non è una. Cioè, è un'arma. Non è malvagia perché è d'acqua. Quindi se usassi la spada sarebbe bene. Pezza. Lama cesto. Cesto! Ah, eccola qua la spada di cosa. Maestro delle lance. Abaco di Toshie. Elmo Matata. Abaco di Toshie. Mai visto l'abaco? Cioè, l'abaco intendi l'accessorio? Conti l'accessorio? Wow, è la prima volta che succede che c'è un set che conta l'accessorio. Ci sono tutti scoppi. Il cannone Ryuk. Yoryu. Che è uno scoppio, in due parole. Placide placide. Quanta abilità? Wow, 15, è tanto 15. Vabbè. Che dobbiamo far fuori? L'ippondatara e basta. Aspetta, qua ci sta uno che cammina. E qua, scendi. Questo è scemo, attiva tutti gli altri. Eccola. Non lo fa scendere là, per carità di Dio, eh. Dai, del cacchio. Aspetta, guarda, che sta qua. Oh, qua lo scende. No, perché se attiviamo l'ippondatara famo il casino da prima. Visto, ci vuole tanto.
Ma c'era solo lui come scheletro? No, infatti. Gli ha fatto un cazzo l'attacco di dietro. Non è che funziona solo gli umani. Oi. Oi. Ma che cazzo è successo? Scusate, ma che cosa mi ha colpito prima che ho perso i sensi? Sto prendendo fuoco e ho preso fuoco. Ma va a cagare. No, sono morto. Sono morti tutti quelli che stavano lì sopra. Rotonda e puzzolente. Ah, vuole questa. Questa la devo usare. Questa non è caduta, questa la posso attivare più di una volta. Interessante. Ah, guarda dove sono. Un altro falcione dell'eroe notturno. Vediamo se è più potente di questo. Non credo. Infatti no. Però c'ha spezzo attacco, c'ha purezza. Facessi più danni sarebbe meglio, perché così proprio po, 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 i nemici. La purezza è buona però fino a un certo punto contro gli yokai. Contro gli umani non serve molto. È strano che non ci sia la possibilità di corrompere le armi tramite un talismano. L'avrei messo io perché sarebbe stato utile comunque, cioè. Posso mettere purezza, ma non posso mettere il contrario della purezza. Ah, devo salire là, può scendere. No, perché non è morto? Cioè, più o meno. C'aveva uno stile con la lancia. Allora, praticamente c'aveva uno stile con la lancia piuttosto pericoloso, perché c'aveva uno stile della lancia iper veloce. Gli attacchi caricati che praticamente ti colpivano sì, ma ti buttavano a terra. Cioè rimanevi un attimo. Scusami, perché sono a terra se ho parato l'attacco? Perché è fatto così. Cioè il era programmato per fare così. È una lancia dopo tutto. Cioè la lancia dovrebbe fare quello, superare le difese. Non è in mezzo al fuoco? Ok. Ha un punto ninjutsu che non so che farci. Ma vabbè. Ma che cazzo, insomma. Cosa bella è che ci hanno aggiunto abilità che ti permette di attaccare con ninjutsu oltre agli shuriken. Tipo i fiati. Katun, ninjutsu. Là c'è. Di ogni e di tutti i tre gli elementi. Che in realtà sono quattro, ma tanto. Perché? Perché non volevo premere. Non volevo fare quella. Aspetta che non vedo quel bastardo che sta combinando. Ok. Beh. Bravo, vieni qui. Vieni tu. Bastardo. Sei un bastardo. Ma che
ripeto, in questi sono giunti i nemici con un design che mi piace tantissimo. Non l'hanno. Cioè, non pare che abbiano copiato da qualcosa. Una volta solo per riuscire a parargli. Ma non c'era qua il... Vabbè, sti cazzi. Dai, dai, dai. Muoversi. A giudicare dal mio... dal battito cardiaco del mio pugnale siamo vicini. Sì, è qua. Non so quanto stai... Però taglio comunque. Beh, speriamo non sia troppo tosto. Mo' da capire che bisogna affrontare. Lo sapevo che andava a finire così. È un cinghiale. Non proprio, vabbè. Tanti una mazza di dei sua. Oh, no, sono nemici quelli. Si è trasformato dalla disperazione. Poraccia cosa, però già il secondo marito che gli famo fuori. Guarda, sta botta non serviva i talismani quelli là. Oh, Dio, sei veloce. Ed è di fuoco, non posso cambiare. Non gli faccio un cazzo. Musica triste vuol dire che sono... il nostro protagonista capisce che sta facendo una cosa che non vorrebbe. No, non vale che fai i cicciari fuori. Porca puttana. Mangia. Ma non credo che mi dia. Porca troia, che cazzo sei, che pericolosissimo. Cattana raga, voi non capite, questo è tremendo. Che nemico tosto. E mi piace perché va bene raga. Cioè tosto in questa situazione va bene. Siamo endgame. Non tosto che è subito tosto, tosto. Ci può stare, è un boss. Ah. Ah, sa praticamente di zoccoli e asce adesso. Cazzo, mi dispiace ucciderlo. Raga, o lui o noi. Cioè devi intuire molto dove sta andando. Devo abusare un po' di quelli che le rallentano. E penso di non poterli proprio dare a fuoco mai. Guarda che bastardo. Una combo a tre. E io non posso fare niente per togliergli le pozze di fuoco, eh. Non voglio neanche sapere cosa succede se mi colpisce con quella cazzo di presa. Un suino. Però non è giusto che solo perché c'ha il maiale deve essere grasso. Ho saputo cura per fare. La cura non barri. Sto per fare una cazzata, ma lo faccio? Ok. Ho capito come contrastare sta cosa che mi rincorre. No.
Che cazzo è successo? Sì, ma ti carica sempre comunque, non smette mai di caricare. Ma c'è pure i cinghialotti! Ma che cosa bella! Vabbè, però non è così istantanea, cioè non è così facile colpirla sta bombo, eh. Però piglia altra zana, dai, ti prego. Quel bravo. È già finito l'effetto di tutto. Merda. Ok, no. Dice i cinghialotti. Mica l'avevo notato, ma che bello che... Aia. Quanti boss ci avrà scoperto secondo voi? Secondo me. No, che cazzo dici? Oh, gliel'ho tolto tutta la barra. Mo me lo fai pagare col piccolo di grazia. Che palle che sei! Queste combo multiple che c'hai. No. Fanculo, dai! Ma perché c'ho tutti questi tempi di reazione di merda? Basta. Guarda quante... Mica l'avevo notato tutte le spade che non sei. Coraccio. Sì, si è trasformato in desperazione, raga. Sai perché hanno trovato tutta sta in Giappone, specialmente tutte queste... Forse perché in Giappone la disperazione è così. Cioè, non posso spiegarlo adesso. No, la disperazione più che altro. Oh, basta. Vabbè, cazzo e cazzo. Mangio, perché mi stavo per trasformare, ma ho frenato. Mi dispiace. La tarzana non gliela posso rompere, proprio. Che provo. Faccio un cazzo, raga. No, ho preso la forma yokai più tremenda da fare. Con cui attaccare. Manco un attacco. Date pace, fammi attaccare. Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Però avete fatto il volante e Maeda. Boss più difficili? Questo è uno dei due, insieme a Maeda. E so due che ci dicono prendi cura di mia moglie. Mi dice i cinghialotti. Sapete che mi sa di un altro tipo di mitologia sto cinghiale, però l'aspetto. Sei vecchio per avere una moglie come lei. Vedi, sì, sta usando le pietre per favore. La pietra che aveva Oichi, ecco che cosa l'ha trasformato.
Guarda, famo così, Oichi. Fatte zitella e lassa verde. Perché qua va a finire solo male. Lassa verde, fatte zitella. Perché se non il terzo marito non lo uccidiamo, basta, eh. No, cosa fa? Questa si uccide. Cosa fa? Si è ucciso. Non lo capisco. Inno Sasao. Non lo capisco. Vi giuro, non lo capisco queste cose, ma vabbè. Suicidio è una cosa che proprio non riesco proprio a concepire. Non riesco proprio a concepire. Vabbè. Altrimenti la compagnia non posso fare che guardare altri, rinforzato non ci porterà da nessuna parte. Certo, tanto che erano solo persone. Sì, lo so, io non mi dovrei fare il clone volge. Sono arrivate le missioni quelle potenti. Cioè, però. C'è solo un modo per ricongiungersi con Katsue. Sì, ma ripeto, raga. Vabbè, lasciamo perdere. Forse so io che non riesco a vedere le emozioni dietro ai personaggi, però. Non so che dirvi. Anche perché con lui l'abbiamo combattuto insieme parecchio, eh. Questo ci abbiamo combattuto un paio di volte insieme. Servizio del clan Toshi si è leggerato a Shibata Katsue. Raggiunge l'amico. Lascia Katsue a cui deve molto raggiungere l'amico. Ma tu sei un bastardo. Cioè. Questo doveva essere, cioè aveva la fedeltà prima di tutto. Mi succede senza il promessa possa fermare. In realtà poteva fermarla, si è fermato. Ragazzi, si è fermato lui. Non mi veni da dire che poteva fermarla, ma non l'ha fermato. Le leggende giapponesi parlano di gatti si assumono misteriosamente non appena raggiungono una certa età. È vero, funziona così. L'abilità di camminare sulle gambe possibili sono loro divise in due. Questi gatti vengono chiamati Nekomata, è solo possibile motivi magici. Ci sono alcuni Nekomata, però da dire anche che alcuni Nekomata sono versioni femminili di cose tipo succube, però non proprio così pesantemente succube di succubus, però vabbè. Non solo possiedono poteri magici, ma la capacità di capire il linguaggio umano e di comunicare i propri pensieri. Questo motivo i Nekomata sono affari da tempo. In affari da tempo, gli esseri umani hanno protetto generazioni di Hattori Hanzo. Con la protezione dei Nekomata, il servizio di non si pensa non c'è spirito, guardiano molto più adatto a un ninja. Sì, però ripeto: nel primo, l'Hanzo che c'è lì, che è il figlio di questo Hanzo qui, non lo vede. Ce l'ha lo spirito che biglia su di lui, ma non lo vede, mentre il padre lo vede. Dove sta? Eccolo qua. Guarda i cinghialotti che mangiano! Che carini! Mi sono sempre piaciuti i cuccioli di cinghiale. È un cinghiale che si dice abbia ottenuto poteri soprannaturali dopo aver vissuto in innumerevoli anni. E vedi, perché vedi la pelliccia? A me mi ricorda qualcosa di un'altra mitologia, ma non sono sicuro. L'unico cinghiale che mi viene in mente è Gully Bursty, che sono i cinghiali che trainano il carro di Thor. O il cinghiale d'oro, non mi ricordo. La sua età immane si può dedurre costantemente dagli strati di bambù che man mano crescono sul dorso. Ah, vedi, sì, quindi sono folli, ecco perché sono verdi. A partire dal periodo di Jomon, il cinghiale selvatico è stato venerato come simbolo di nascita e raccolti fruttuosi, grazie alla sua nota fertilità. Ma
Altri lo vedono come simbolo della forza della natura, con le sue zone affiorate da tremenda forza. È vero, è vero. Mia madre mi ha più detto più di una volta che ha visto parecchi cani essere fatti fuori da un cinghiale con un colpo. Li faceva proprio volare. Sebbene la generazione dei cinghiali sia diminuita col tempo, perdurando diverse leggende che riguardano i cinghiali che vengono aiuti gli esseri umani. Un esempio è il racconto Waki no Kiyomaro, un nome del periodo Nara, famoso per aver sventato i piani del monaco Dokyo che aveva tentato con l'inganno di diventare imperatore. Si dice che un cinghiale salvò Waki Kiyomaro quando Dokyo cercò di ucciderlo per vendicarsi. Al santuario di Go, dedicato a Kiyomaro, le tradizioni della statua di leone e cane al santuario sono sostituite da statue di cinghiali. Sì, però non c'è bisogno di far vedere i cuccioli che mangiano sempre comunque, cioè, non vuole dire niente. Probabilmente è un... Mi fa ferire, lui si stira, tanto vabbè dai, è un'altra partita, un'altra cosa, solo morte un altro paio di persone. Cioè, quindi è una femmina. No? Tanto sono morte solo un altro paio di persone, lui tranquillo, proprio zero emozioni. Fa senso il fatto che non ci abbia emozioni, fa proprio senso. Allora, io direi prima di concludere, perché è stato un livello ristretto, proverei con Loto Nero, Ciocca Soldato con Falcione. E questi che so? Hai tonfa, Odaci, le accette, Kusarigama. Ascia di Kintaro, quindi rimane sempre lo stesso. Demone di An Demone Hanzo? Ah, quindi qua ci sta Hanzo da combattere. Apri gli occhi della mente, sarà cosa? Sguardo acuto, vediamo. Come? Lei bisogna affrontare. Con talismani senza. Con la roba senza equipaggiamento. No, senza equipaggiamento. Cazzo, no. No, raga. Ah, non posso prendere perché sono appena. Magari mi prende qualcosa del falcione? No. Senza abilità, senza niente. Vabbè. Ok, passa da quella base. Madonna di danni che mi ha fatto. La cosa peggiore è che lei con la forma bassa si avvicina un botto. Io no. Ok, forma intermedia. Poi dovrei passare a quell'altro per fargli danno. Mi giuro sta combo. La sto imparando piano piano. Tesoro, quella mossa la fa anche l'IA in continuazione degli NPC. Non è una buona idea. Perché stai sempre. Devo curarmi. Non ti far prendere senza stamina, ti massacrano. Sprega la stamina. Tanto ve lo dico. Io ve lo ripeto, ragazzi, noi non facciamo una bella fine alla fine della storia. Secondo me, alla fine della storia, o diventiamo del tutto yokai e moriamo, veniamo uccisi da, che ne so, William o chissà chi sia, o chi di parte. Sicuramente ci sarà un altro cacciatore di yokai a parte noi, eh. Però credo stiamo arrivando nel periodo dove William arriva. Oh. Oh, i prossimi due attacchi che manda a segno però dopo la bomba. No, invece mi farei vincere come, guarda. Dolore! Con un colpo doppio. Signore, te l'ho già detto che quella bomba è pericolosa. La fa sempre l'IA. Infatti l'IA. Oh, che bella sta mossa!
Che bella quella mossa. Non vedo qua in culo, eh. Niente, si è fatta ancora lei invece. Artiglio di Raiji. Mi ha dato la falce elettrica. Sono il migliore. No, non è vero. Però, se la vedi bene il modello, lei non è chissà che sta sta bellezza, eh. Però. 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 Dai. Dai. Dovrebbe anche esserci di peggio. Quindi adesso abbiamo il mantra. O come si chiama? Come si chiama? Abilità finale. Non era il mantra, era l'abilità eroica. Abilità speciale, non mi ricordo. Comunque adesso dobbiamo avere. Mi basterà farmelo sapere. Ma guarda, tesoro, ti posso fare il culo a strisce quando vuoi. Loto nero, ma è stupenda. Me la posso vedere? Loggiata. È la sua. È quella che c'è lei. Sì. Ecco l'artiglio di Raijin. Comunque sono tutte uguali, eh. C'è un cazzo da fa. È la stessa. Allora, guardate. Allora, questo è quello vermiglio. Guardate quella di Suzaku. Guardate il dragone inquieto. Guardate l'artiglio di Raijin. Guardate l'artiglio di Raijin. Guardate. Questo. Sono molto simili più o meno. Queste sono quelle che c'aveva il bardo e il barbaro. Ah, quindi è lui che c'aveva quella. Ok. Ma se non sbaglio sono tutta roba pesante. Taglia cinghiali. Se la usavo era da ridere, perché veramente tagliavo i cinghiali. Mi dispiace per cosa, dai, che cazzo. Tu maridi, tu morti, poraccia. Ma vedete, pesante, ovviamente. Ma scusa, ma con le doppie ala, con le accette è pesante. Cioè, le accette le usano i ninja. Non sto scherzando, sono segnate come armi da ninja. Vita, danno subito in attacco. Aumenta attacco e difesa accette. Danno subito, danno attacco alto, velocità recupero ghi. Wow. Non male. Quindi adesso se io tecnicamente uso quella cosa mi dovrebbe dare 2 punti per il falcione. A rigor di logica, eh. Quanto metto 2 punti, magari. Non lo so. Aumentando del 20% i danni inflitti da determinate abilità tipo, in cambio subisci danni quando le usi. No, e anche se le attivassi, quale cazzo so le abilità che fanno quella cosa. Pericolosissime. Ma io ci sto pensando una cosa. Posso vedere una? C'era un'abilità che mi diceva. Ce l'ho sempre avuta quell'abilità. Vado fino qua. Samurai sta così. Stavo andando qui se non sbaglio. E adesso ho 3 punti qua. E mo mi vede da ride. Ma sono le stesse abilità. Eccole qua i mantra. Mutazione incendiaria. Aumenta la forza d'attacco di un livello quando usi cambi di impugnatura, punizione, taglio o lama. Dopo aver incrementato la potenza d'attacco per 5 volte, tieni minuto per assestare un colpo devastante. Quindi intendi queste abilità qui. No, dove sta? No. Me le so perse. Ah, eccole qua. Quelle quando attacco premo quel pulsante lì. Ma il potenziamento di attacco dura per tot oppure funziona sempre? Nel senso, dura per un periodo di tempo preciso?
Mentre questo riduce il consumo di un livello quando usi impugnatura. Ti hanno per assestare un colpo devastante al nemico. Pezzo di. Cioè. Questo è mentre l'attacco, questo è il momento della velocità di ricarica. Ma posso equipaggiarne una sola? Maestro del falcione. Attacco un falcione a scatto più 2. Imparando, sostituire la precedente. Si attivano solo quelle? Con la missione. Sì. Ok. Non lo so, sinceramente sono un po' confuso dall'effetto, perché mi dici che facendo quella cosa lì, dicevi da Yamanaka Shinosuke in frammenti sparsi. Qual è i frammenti sparsi? La ricerca di Okuni, della tizia che balla. Allora, niente, è finito anche questo video. Ci sono rimasto, vabbè, male per Oishi, ma sapevo che succedeva qualcosa di brutto a Oishi, perché era il secondo marito, era il secondo marito, probabilmente lei non ci ha visto più. Ho detto, fammela, meglio morta che un altro marito morto, poraccia. C'è un cazzo da ridere, però vabbè. Niente, ci vediamo ai prossimi video, e niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie, vi ricordo che grazie per il video, sotto, scrivete, vi ricordo che un gameplay a mano si può chiamare il mondo. Bye bye.